è davvero significativo che da tante, autorità che rappresentano lo Stato, dei giornalisti, al sindaco emerito di Alcamo, Piero Moscala, che ha avuto il coraggio di riaprire la porta della memoria e cominciare a guardare a tutta, a quelle radici che hanno fatto sì che Alcamo, come diremo adesso, forniste sempre allo Stato, sia quello delle due Sicilie, sia quello dei Savoia, ma anche quello repubblicano, dal 18 giugno del 1946, quando venne ammainata la bandiera con lo stemma sacrato dal Palazzo del Quirinale, hanno sempre questa città fornito allo Stato uomini di grande spessore, oltre le centinaia di ragazzi morti sul Carso, nella Seconda Guerra Mondiale, nella Valle, nel deserto, tra le nevi della Russia, nei Balcani, e molti anche hanno pagato la vita nelle fila della resistenza. Questa è la di una città che ha delle volte allo Stato nelle sue varie forme, così come nei secoli si è andato a rappresentare. Insieme al sindaco Gallo che è arrivato per il grado, la città di Alcamo è sempre un titolo di città, la terra, la città, la luce aperta, spagna, qualsiasi cosa aveva, quello che fa sempre un treno scalato ad Alcamo, che è quella di Don Francesco Crismetta Domina. Un personaggio, anzi, piace dire lungimiranza, l'attuale amministrazione, proseguendo la strada già intrapresa da qualche anno, due Rotary Club di Castellammare del Golfo e Calatafini Segesta, qui rappresentato degnamente dal presidente Antonio Fuglieroa, l'ordine costantiniano, la gioventù costantiniana, ricorda, perché si muore davvero quando si è dimenticati. Uomini, ragazzi che hanno dato la vita a Roma, però Francesco Pizzola in un'intervista l'ho paragonato a Cesare Mori ante litteram. Era un uomo duro, un uomo che aveva in sé il senso alto della criminalità. Così come è da sfatare assolutamente la diceria che il regno delle due Sicilie fosse un regno dove non funzionava niente, assolutamente. Un ordine giudiziario molto efficace ed efficiente. Non a caso, l'ultimo presidente del Consiglio dei Ministri del regno delle due Sicilie, una analisi del 1838, in una relazione non esistente, precisa, profonda, a niente sul fenomeno della mafia, 1838, Pietro Calamandò fu pregato nel 1860 di passare come tanti, possiamo preferirci, passare, tu preferì invece rimanere e essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, a questo punto di difendere, perché esistente da un punto di vista sostanziale, formale. Sì, ebbene, allora, perché va smentita quella storiografia evidentemente di parte. Francesco di Stretta Domina, nell'assumere la carica di giudice ad Alcamo, a Gibellina, in Sicilia, appunto, raggiunse anche il grado più alto dal punto di vista politico. In quel tempo il ministro per la parte del regno all'inquadra, molti di voi sanno sicuramente che il regno si divideva all'inquadra e là nel faro dopo l'unificazione, era ai vertici sicuramente, era un po' politico e un po' tecnico, come il ministro mi fa
parlavamo di questi tempi, cioè che non era una carica politica, era di fatto e anche di diritto il ministro di Grazia e Giustizia. Questo suo decennio ai vertici della magistratura siciliana chiaramente gli creò tanti problemi, soprattutto dopo che ci fu un nuovo regime. In seguito ai bombardamenti che da pure dall'altra parte sconvolsero la Palermo nel 1860, fu data alle fiamme e bruciata. Fu la vittima, come poi purtroppo nel Novecento ce ne furono tante altre, cominciando da Pietro Esposino, grandi Paolo Borsellino, Falcone. Quindi questa tradizione di uomini siciliani certamente fu di quelli, con meglio di quest'uomo che non è stato isolato dalla storia della città, ma di quelle parti, come non ricordare la figura del capo Lennon, si è accusato come dettato del posto che per dare l'onore del 1916 non era l'esercito del 1916 e la punta di questo esercito d'Europa, tant'è che la pagina da 1799 ammirati la flotta borbonica furono Francesco e Francesco e l'ordine dello stesso zar di tutta la Russia, Alessandro di quel tempo, l'uomo che aveva che rappresentava quella corona che era stata determinante per battere Napoleone, che gli dà la massima beneficenza russa. Una beneficenza che dobbiamo dire, chiudo, con il ministro in Sicilia non solo sono bravi come Giuseppe Teodoro Stato, ma sono bravi anche come cristiani e come uomini di grande generosità. Lui donò tutti gli amanti della loro beneficenza ai poveri di altro. Io credo che tante erano le medaglie che onoravano la carriera di odiato dai mafiosi e lo ribadisco non una ma tre volte, e che approfittarono di un momento di debolezza dello Stato che ci fu dopo il 1860 anche per offenderlo personalmente, così come fu offeso il direttore, il diretto collaboratore di Francesco rispetto a Donia, il capo della polizia Maniscalco, che su una rivista che mi ha donato il Cavaliere di Stretta, una rivista della Polizia di Stato, ed è molto bello che la Polizia di Stato italiana dedichi 4-5 pagine al direttore della Polizia Borbonica dicendo che è il nemico numero uno della mafia. Vuol dire che dentro del diviso, al di là dei colori, vi è sempre una unità che fa superare anche le tempeste e i frangenti della storia. Uno dicendo che tante sono le benemerenze di Francesco di Stretta Domina, altro non l'ho dimenticato, ne è testimone la presenza del sindaco Emerito, del sindaco attuale, tra l'altro il presidente della Sola di Castellammare è anche capogruppo di uno dei più del partito di maggioranza relativa al Consiglio Comunale di Alfa, ma la medaglia più bella secondo me è stato questo atto che fece prima di morire, di donare tutti i preziosi e le sue onorificenze ai poveri. Questa è la medaglia più bella e sicuramente quella che gli avrà guadagnato quel premio che lo Stato, i suoi frangenti mutevoli della storia, non gli ha saputo riconoscere. Ringrazio Luigi Fulmone, la sede di Greva, che gli do un piccolo ricordo della manifestazione e passo la parola al sindaco di Alcamo, che è il nostro cavaliere di merito del Sacro Militare Ordine di Costantino Arcangelo. Il civile di presidente dei sindaci siciliani, che è il mio predecessore, cittadini di Alcamo. Io mi scuso per il ritardo, ma nel momento in cui sono molto contento di dire a tutti, devo andare a fare gli auguri a tutte, per fortuna ce ne sono tante espressioni del terzo settore ad Alcamo, quindi minimo e che le IPA, lo faccio veramente con molto piacere, non aspettare che finissero i bambini di cantare.
È vero che la storia, spesso e volentieri, la fanno i vincitori, non sempre la storia dei vincitori è la storia dei vinti, è una storia vera. A volte si parla di revisionismo, quando i vinti vogliono poi far apparire quella della realtà. Io credo invece la storia sia storica, e il merito degli storici è quello di essere imparziali. Quindi la figura, dunque si sia schierata di una persona come Valerio Mistretta, è una figura importante, ed è giusto che questa città lo ricordi. Anche in me scorre sangue Mistretta, quindi potrei essere di parte, e il senso della presenza è proprio quello di ricordare la storia per quello che è stato, di ricordare le persone per quello che sono state e per il merito che hanno sono persone di questa città che hanno dato lustro a questa città. E bisogna, come dire, avere più rispetto per quella che effettivamente è la valenza delle persone e non giudicarle in base se si è vinta o si è persa. Io quindi chiudo davvero, non 6-7 volte, chiudo davvero, anche davvero, chiudo davvero perché mi aspettano, come dicevi, i clienti, quindi non mi faccio prendere il mio impegno per ricordare anche in maniera ufficiale parte di questa storia che è stata dimenticata. Ne parlavo con un amico Antonio Di Anni e lo faremo in questa città. E quindi è un impegno che rispetto della storia che bisogna dare alla storia. E porto a tutti voi i più sinceri auguri di serena festività, buon Natale, buon anno, speriamo che l'anno che viene sia migliore di questo, non ci vorrà molto secondo me, ma speriamo che sia effettivamente così. Grazie a tutti voi per ascoltare. E allora passo la parola al professor Antonio Bugliarò, candidato da civili, sindaco Conventre, presidente Nanci. Io ho accolto Pier Francesco con un buon grado l'invito a far sì che il Rotary Club, ci sono qui alcuni miei predecessori della Catania che hanno presieduto il club prima di me e tantissimi soci, di commemorare con te, non solo così come diceva Sebastiano che mi ha preceduto, perché anche in me scorre sangue del ministro Borboni, che lo diceva Giorgio Scala qualche anno fa, l'identità viaggia al di là dei tempi della storia, viaggia al di là dei colori della politica, viaggia al di là delle ideologie, e ribadiva già il tuo pensiero qualche mese fa Marzio Bresciani, ed è per questo che hanno segreto di Castellammare qui a Racco, non perché sono anche a Messi. E quando intitolava il Baglio di Scopello, che erroneamente chiamato Baglio di Sonzo, dopo che di Sonzo qui non c'entra niente con la Sicilia, dopo l'Unità d'Italia, restituendolo alla storia e richiamandolo al titolo di Scopello, del Borbonico di Scopello. La storia ha bisogno di Francesco, e ti ringrazio perché costantemente con la tua opera fai sì che si risvolgano pagine importanti della nostra storia. La storia è la nostra storia. Bisogno di essere riscoperta e rivalorizzata. Io mi auguro che Francesco di poterti accogliere nuovamente nel nostro paese, tu sei il nostro socio onorario, come Antonio Di Anni, ti ringrazio per la tua riondo, Andrea Ferrarella e il dottore Trovato e i cavalieri poi che ti hanno accompagnato da Palermo, che hanno te contribuito, Antonio e Francesco, a ritracciare un pezzo di storia che nella nostra città sta per raccontare.